Josip Iličić, che peccato, perché l'Atalanta era anche passata in vantaggio e poi però è uscita la forza del Napoli. Sì, poi peccato veramente, perché abbiamo fatto una buona partita. Sinceramente non so cosa dire, perché giocare così contro una squadra come Napoli non è facile, soprattutto qui a Napoli, però ci contano punti e ci dobbiamo cominciare a farli per forza se vogliamo fare qualcosa. Certo, non era un avvio di campionato dei più semplici, perché avete affrontato Roma e Napoli. Certo, magari si poteva avere qualche punto in classifica, però è anche vero che sono due avversarie toste. Meglio così, io dico sempre, quando giochi contro le squadre importanti subito all'inizio vedi qualcosa ti manca, e noi ci manca per concludere, sicuramente qualcosa ci manca per concludere le partite, perché pure contro Roma abbiamo fatto una buona partita, però ci è mancato gol, ci è mancato fare un passo più avanti per concludere le partite. E niente, adesso c'è la sosta, ci prepariamo un mese tosto e Ci speriamo che ci divertiamo anche con farli punti. Ecco, tu dici siamo all'inizio, dobbiamo fare punti, è vero, abbiamo perso due partite, il morale però, certo, è appena finita la partita contro il Napoli, tu hai visto i tuoi compagni, può incidere sul morale questa sconfitta con la Roma e poi sconfitta con il Napoli? Ma noi ci dobbiamo continuare, perché abbiamo fatto due partite buone, dico buone perché abbiamo giocato veramente bene, non abbiamo sofferto per quasi niente. E ci dobbiamo continuare così, fare qualcosina in più per concludere le partite. E niente, sarà, come ho detto, sarà un mese tosto, giocare ogni tre giorni è duro, però una soddisfazione, vuol dire che l'anno scorso hai fatto qualcosa in più rispetto all'anno precedente e giochi Europa League, che io l'ho fatto, è veramente bello.